Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake salato alla zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucca tagliata a dadini, farina di tipo 0, rosmarino, lievito istantaneo per torte salate, uova, olio di semi di arachidi, latte, parmigiano reggiano, pecorino, pancetta affumicata che è facoltativa, granella di mandorle, gorgonzola tagliata a quadrotti e semi di zucca. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la zucca, il rosmarino e l'olio. E azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 6. Finire sul fondo del boccale con la spatola. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per altri 30 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova. Azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, la granella di mandorle, il parmigiano, il pecorino, il lievito istantaneo per torte salate, il pepe e il sale. E azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la pancetta, che ricordiamo essere facoltativa. Con la spatola abbiamo preso uno stampo da plum cake da 28 cm e lo abbiamo unto con lo staccante per teglie. Adesso trasferiremo metà del composto nello stampo. Livelliamo bene. Aggiungiamo il gorgonzola a pezzi. Copriamo con il resto del composto. Livelliamo bene. Completiamo cospargendo con i semi di zucca. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa. Verificare la cottura facendo la prova con uno stecchino. Il plum cake è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuoverlo dallo stampo. Plum cake salato alla zucca. Grazie e alla prossima ricetta.